Buongiorno, benvenuti a questa edizione del telegiornale di Toscana TV. Apriamo parlando di rischio idrogeologico. Anche questa settimana c'è stata un'allerta arancione per la regione. Fortunatamente non è successo niente di grave, purtroppo però nelle scorse settimane e l'anno scorso i danni sono stati molto pesanti. Ebbene, stamani la regione ha organizzato una maxi esercitazione della protezione civile ai Renai di Signa, un'esercitazione appunto proprio per mettere a punto la macchina dei soccorsi in caso di intervento. Ha seguito per noi Samuela Pagliara, con la quale ci colleghiamo. Samuela. Buongiorno Claudio, buongiorno ai telespettatori. Noi oggi ci troviamo all'interno del Parco dei Renai di Signa perché qua si sta tenendo una giornata di formazione importante dedicata alle piene. Qui oggi ci sono sparsi all'interno di tutto il parco circa 300 volontari della Protezione Civile, diversificati nelle varie associazioni, da Misericordia, Croce Rossa, Croce Verde, ci sono veramente tutti, solamente per citarne alcuni, che saranno divisi in circa 20 aree nelle quali verranno svolte attività diverse. Tra queste c'è la sorveglianza degli argini, come per esempio vedete alle nostre spalle, con dei gommoni. Gli verrà insegnato anche come utilizzare appunto queste strumentazioni, ma anche le telonature, come riempire dei sacchi di sabbia e poi come utilizzare delle sale operative, i droni, i sistemi di emergenza, insomma tutto quello che potrebbe servire in una situazione di emergenza. L'esercitazione è stata ovviamente coordinata dalla Protezione Civile regionale e organizzata insieme ai geni civili. Durerà fino al pomeriggio. Quindi in questa zona numerose attività. Oggi qui era presente anche l'assessore alla Protezione Civile Monia Moni, che ha spiegato nel dettaglio perché sono utili attività come queste. Proprio la protezione civile si deve esercitare, questa è un'esercitazione particolarmente significativa di livello regionale, sono circa 300 volontari e 40 formatori fra personale della protezione civile regionale e genio civile. Formiamo i volontari e le volontarie per intervenire sul servizio di piena, cioè il momento prima del soccorso alla popolazione, quello in cui ancora si può agire sui corsi d'acqua per limitare i danni, per contenerli o addirittura per evitare. Un'esercitazione molto importante in un luogo particolarmente significativo, ai Renai di Signa, che sono un parco, sono un luogo di biodiversità, ma sono anche una cassa d'espansione fondamentale per difendere dagli eventi estremi e dalle piene il territorio della Piana, che come purtroppo sappiamo è un territorio molto fragile. Ecco, dicevamo, oggi qui veramente moltissime persone che sono arrivate per imparare ad aiutare gli altri. La Toscana è una delle regioni che veramente può vantare su un esercito di volontari disposti ad aiutare gli altri anche nelle emergenze fuori dalla nostra regione. Siamo sempre stati protagonisti e su questo noi abbiamo sentito il dirigente della Protezione Civile Mazzanti, ve lo faccio sentire e poi la linea può tornare allo studio. A te. Oggi è una giornata dedicata a una delle fasi fondamentali delle attività di protezione civile e controllo del territorio per il rischio idraulico, cioè la fase di preparazione. È fondamentale essere preparati, non si fa mai abbastanza per essere preparati, e l'addestramento delle squadre, il test degli dispositivi di protezione individuale, la capacità di gestire le opere idrauliche, anche il fare squadra è fondamentale e bisogna prepararsi prima per poi essere efficaci in caso di intervento. Ecco, la Toscana gode di un esercito di volontari e di solidarietà. Esatto, basti pensare ai numeri con cui siamo riusciti a organizzare questa giornata, sono oltre 200 volontari, sono tutti ovviamente preparati, formati, e questo rappresenta un valore aggiunto per il sistema in generale della protezione civile, in particolare poi per il controllo e l'intervento in caso di rischio idraulico. E andiamo ora a Livorno da Rachele Campi, perché anche nella città labronica ci sono grossi problemi legati al rischio idrogeologico, come dimostrato dal crollo di parte della copertura del Rio Maggiore. Rachele.
Sì, buongiorno Claudio. È accaduto giovedì, è crollata una parte del tombamento del Rio Maggiore a Livorno, ci sono stati appunto diciamo dei problemi, è stato diramato un comunicato anche da parte di Legambiente che appunto parlava di questa problematica. Fortunatamente non ci sono stati rischi per gli operai che erano al lavoro, perché lì ovviamente sono in atto dei lavori per la messa in sicurezza del Rio Maggiore, appunto, che è stato un torrente tombato e che poi nel 2017 ha portato all'esondazione e quindi anche all'allagamento di quella parte precisa della città, la parte che a sud, diciamo, che dà sul versante del mare. Ecco, dopo questo crollo ci sono state anche molte richieste anche da parte dei cittadini per capire quelle che sono quello che è il futuro dei lavori per ripristinare il territorio, per evitare appunto che ci possano essere ulteriori problematiche in caso di forti piogge. E proprio su questo crollo noi abbiamo realizzato un servizio dove riassumiamo quello che è accaduto e abbiamo chiesto anche all'assessore alla protezione civile, perché è la regione che si occupa di questi interventi, abbiamo chiesto insomma che cosa effettivamente è successo e quali sono anche le ripercussioni sul territorio. Ascoltiamo. Siamo a un passo dallo stadio di Livorno, un boato, una parte del vecchio tombamento del Rio Maggiore è crollato, si scopre ancora di più la sua fragilità. È accaduto mercoledì scorso tra via Montelungo e via dei Pensieri, in un giorno di allerta meteo con codice arancio. Gli operai erano al lavoro, fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Il ricordo va all'alluvione di Livorno del 2017 che seminò morte, 8 persone portate via dalla piena e distruzione. Fu proprio il Rio Maggiore nella notte tra il 9 e il 10 settembre ad esondare, un tombamento che non doveva esserci, l'acqua incessante che riprende il suo corso naturale e parte della città andò sommersa. È in quest'area che si sta lavorando per lo stombamento. Legambiente Livorno e il Comitato Alluvionati chiedono risposte alla Regione Toscana, incaricata della messa in sicurezza della città. E quello era un tratto particolarmente fragile, motivo per cui stavamo intervenendo. Il crollo è avvenuto dentro il cantiere, l'impresa è immediatamente intervenuta, tutti i detriti sono stati prontamente rimossi e i lavori proseguono regolarmente. E ora con la cronaca, perché sono stati arrestati a Monteriggioni, in provincia di Siena, due truffatori che cercavano di raggirare un'anziana con la scusa del falso incidente stradale. E per entrambi l'accusa è di tentata estorsione aggravata. La donna era stata contattata per telefono da un falso maresciallo che gli aveva detto che il figlio aveva fatto un incidente stradale e sarebbe servita una cauzione di 12.000 euro. Tra l'altro, che non è nemmeno prevista dall'ordinamento italiano. E l'anziana ha però chiamato i veri carabinieri denunciando quanto successo. Una pattuglia è intervenuta e ha arrestato i due truffatori, una ragazza di 23 anni e un ragazzo di 18, entrambi originari di Napoli. E torniamo ora invece a Livorno, perché c'è allarme al carcere, perché dopo i tanti problemi che sono stati denunciati negli ultimi tempi, ora c'è un'emergenza per i droni che portano, che fanno cadere all'interno del carcere oggetti riservati ai detenuti. Hanno cercato di consegnare qualcosa, molto probabilmente di illegale, a un detenuto del carcere delle Sughere di Livorno. A destare sorpresa è il metodo utilizzato attraverso un drone. L'allarme è scattato grazie a un agente che ha visto muoversi qualcosa in aria. Immediato l'intervento delle volanti, ma il drone è poi scomparso. Non è la prima volta che accade per via aerea, infatti qualcuno ha provato a far entrare nella casa circondariale anche droga e armi. Servono sistemi di difesa, dice il direttore Giuseppe Renna. L'idea è quella di installare un sistema che li intercetti per non farli arrivare a destinazione. E intanto le Sughere fanno i conti anche con un sistema di telecamere che non funziona, colpa dell'alluvione che nel 2017 allagò l'area tecnica di monitoraggio del carcere. Inoltre non ci sono allarmi antiscavalco e il ricordo va al detenuto dell'alta sicurezza scappato e poi ripreso a Roma nel giugno scorso. La sfida per il futuro, dice Renna, è quella di prevenire l'avvicinamento dei droni. Servirà un po' di tempo, ma la strada assicura è tracciata.
Andiamo ora invece a Prato perché il maestro Giovanni Nisi terrà un concerto in una location particolare, una fabbrica tessile, tutti i soldi saranno destinati alla ricerca contro il Parkinson. L'idea è dell'imprenditrice Daila Mazzi, la mano è quella del pianista Giovanni Nisi, la conoscenza quella della Fondazione Fresco e dei medici dell'ospedale Santo Stefano di Prato. Il risultato è un concerto il 12 ottobre alla rifinizione Nuove Fibre di Montemurlo per finanziare la ricerca contro il Parkinson precoce. Purtroppo le malattie degenerative sono sempre più diffuse e abbiamo coinvolto il Fresco Parkinson, nello specifico la dottoressa Norcini, che è la direttrice della Fondazione Fresco, il dottor Pasquale Palumbo, primario della neurologia di Prato, insieme hanno messo in collaborazione uno staff di persone, di medici straordinari e hanno pensato a una ricerca di genetica sul Parkinson. Saranno suonate musiche di Bach, Puccini e Bellini. Sarà un concerto speciale perché è un concerto per sola mano sinistra. Il repertorio per sola mano sinistra è vasto perché ci sono stati tanti pianisti nel corso della storia che hanno avuto problematiche di salute alla mano destra, nel mio caso la problematica è la distonia focale, ecco perché sono molto orgoglioso di partecipare a questo progetto. All'ospedale Santo Stefano è attivo un centro che segue i pazienti malati di Parkinson, sia dal punto di vista neurologico che motorio, ma il progetto messo in piedi con musica in fabbrica va in un'altra direzione. Faremo prima di tutto un enrollment dei pazienti che rientrano in questo gruppo che andremo a analizzare, ci sarà una consulenza genetica pre e post e l'analisi sarà fatta con una tecnica molto innovativa che è la NGS, quindi il sequenziamento di un pannello di geni, in questo caso sono 22 geni. L'evento è patrocinato dalla Regione Toscana, la provincia di Prato e dai comuni di Prato e Montemurlo. E a Pistoia è stato inaugurato il nuovo centro Alzheimer della Fondazione Turati, è una struttura che si ispira a quelle del nord Europa e rappresenta un'eccellenza in tutta la Toscana. Inaugurato a Pistoia il Filo della Memoria, un centro diurno ad alta intensità assistenziale anche per persone con Alzheimer, da 20 posti, realizzato dalla Fondazione Filippo Turati. Sì, in Toscana ci sono 80.000 persone anziane affette da demenza senile o Alzheimer e la risposta che dà il sistema sanitario pubblico e convenzionato, quello rappresentato dagli onlus, dal terzo settore, è bassissima, appena l'1%. Con questa iniziativa la Fondazione Turati ha voluto dare un contributo non a risolvere, ma insomma ad alleviare questo problema. È un centro modernissimo, un'eccellenza assoluta, potrà ospitare 20 persone. È una soluzione nell'ottica che è solita dare la Fondazione Turati, risposte di qualità ai bisogni emergenti della società. E sicuramente la malattia di Alzheimer è una malattia fortemente ingravescente e disabilitante, quindi sempre più necessita prendersi cura e fare cura di una malattia di questa entità, soprattutto nelle fasi iniziali. Quindi i centri che abbiamo sul nostro territorio, a cui si aggiunge quello che inaugureremo stamani, servono proprio per un approccio a una patologia che è una patologia complessa, multidisciplinare e multiprofessionale. Inoltre il Filo della Memoria dispone di uno spazio esterno dove sorgerà un giardino Alzheimer curato dall'azienda Mati 1909 che sarà fruibile da tutta la cittadinanza. E l'esercito ha deciso di trasferire tutti i cavalli che erano ospitati dal CEMIVET, il centro veterinario militare di Grosseto, che da oltre un secolo rappresenta un'eccellenza a livello nazionale. Non si sono fatte attendere le reazioni naturalmente negative di comune e regione. Il CEMIVET, il Centro Militare Veterinario, eccellenza a livello nazionale dal 1870, perde i suoi cavalli. Gli ultimi sono stati trasferiti al Centro Militare di Equitazione di Montelibretti vicino Roma. Un colpo mortale all'immagine di Grosseto, di cui il cavallo è da sempre un testimonial d'eccellenza. Il CEMIVET resterà centro di addestramento nazionale cinofilo per l'esercito e il centro nazionale per l'ippoterapia insieme alla Croce Rossa. A nulla è valsa il lavoro politico
politico svolto dai parlamentari Fabrizio Rossi e Marco Simiani e dal sindaco di Grosseto Anton Francesco Vivarelli Colonna. Un momento doloroso per la nostra città, in cui abbiamo visto i nostri cavalli del Cemivet essere trasportati via quasi con la forza. Noi maremmani siamo pronti in sinergia trasversalmente dal punto di vista politico a combattere, a manifestare per far valere i nostri principi e i principi delle nostre radici e delle nostre tradizioni. Sono cose purtroppo, perché se ne dica, decise nel lontano 2015. Ho portato le istanze rivendicative del territorio dal capo di Stato Maggiore dell'Esercito e arriverò fino al ministro Crosetto, ma credo che purtroppo da quel punto di vista non si possa fare tantissimo. Però una valorizzazione, una controvalorizzazione del CEMID su altri settori, su altre questioni, quello è plausibile e su questo lotteremo. E questa tradizione che è presente qui da tantissimo tempo viene portata via. È una tradizione davvero importante, quella militare, che è stata anche a capo di tutta la filiera del cavallo in Italia, e questo animale è connaturato alla presenza dell'uomo qui sul territorio. Dovremmo dare un segnale più forte, proprio perché si rafforzi il rapporto fra la città e il cavallo. Io sono a disposizione. E proprio per confermare il legame molto stretto tra la città di Grosseto e i cavalli si è inaugurato il Festival del Cavallo. Terza edizione del Festival del Cavallo all'Ippodromo del Casalone, l'icona più significativa della Maremma nel luogo d'elezione, l'ippodromo appunto, che torna a vivere da un anno all'altro purtroppo. Un evento che ha visto la partecipazione delle istituzioni, ma soprattutto anche della città. Anche i negozi hanno allestito le loro vetrine ispirandosi al cavallo. Quest'anno è una manifestazione sentita veramente da tutti, quindi tant'è vero che quando chiudono i cancelli dell'ippodromo tutto continua in centro storico con il progetto Galoppando con Gusto. In questi tre giorni avremo circa 200 cavalli che effettueranno ogni tipo di manifestazione, esibizione, quindi abbiamo la fattoria didattica, abbiamo l'angolo dei maniscalchi, abbiamo un mercatino dell'artigianato, abbiamo la nostra mascotte, insomma tre giorni veramente intensi, quindi invitiamo tutti a venirci a trovare all'interno di questo sacro tempio delle tradizioni. Un grande ringraziamento a Daniela Vignali, a Maria Vittoria Gaviano, a tutti coloro che hanno saputo creare le sinergie, alle associazioni per fare in modo che il cavallo potesse ancora una volta essere al primo posto e risplendere, ovviamente sull'onda del passato, ma soprattutto proiettato verso la luce del futuro. Non è un caso che il Festival del Cavallo trascini tutto questo entusiasmo e la partecipazione di tutta la comunità. Pensiamo che attraverso infrastrutture come l'ippodromo, il fatto di poterlo in qualche modo recuperare alla sua originaria funzione dovrebbe essere l'impegno di tutti. Non ci sono altre notizie, il telegiornale finisce qui, io vi ringrazio per averci seguito, vi do appuntamento alle prossime edizioni con l'informazione.